Ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video sono in una nuova postazione perché ho deciso che i video haul oppure dove vi faccio vedere un makeup tutorial li faccio nella mia solita postazione, mentre qua farò dei video più chiacchierici perché ho visto che è una postazione efficiente, ottima, diciamo, non lo so. E quindi niente, volevo far vedere, cioè vi volevo informarvi di questa nuova novità. Oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo qui giù, vi parlerò un attimo di Harry Potter e la maledizione dell'erede. Vi parlerò della mia opinione, di quello che ho pensato e niente. Allora, partendo dal presupposto, sempre sto presupposto io in bocca, questo è l'ottavo libro. È scritto tipo come se fosse un copione del teatro, infatti dentro per esempio qui c'è scritto secondo atto, decima scena, tutte queste cose qui. Questa è una copertina in cartone, mentre il libro vero e proprio è così in nero, rigido. Appunto, basato su una storia originale di Rowling, che è quella che ha scritto tutti i libri di Harry Potter. È un nuovo spettacolo di Jack Thorne. Questo qui. Allora, dentro è fatto benissimo, ragazzi. Cioè, davanti, guardate. Io li amo, queste cose semplici, ma di effetto. E è molto diverso dagli altri libri di Harry Potter. Per chi li ha letti tutti come me sa di cosa sto parlando. Appunto, questo è scritto come un copione di teatro, quindi per molti potrebbe risultare un po' difficile seguire la logica della storia, ma sia dall'inizio che alla fine vi posso garantire che io almeno sono stata sempre rapita, sempre con quell'emozione, oddio come andrà a finire, oddio, perché io non leggo un libro tutto il giorno, cioè sono 350 pagine, le ho lette in meno di un mese, la notte. Quindi ogni volta che io finivo, per esempio, un atto o una scena, stavo sempre lì quello là che ti chiede, oddio come andrà a finire, oddio mi piace, oddio, vabbè. Devo dire però che alla fine, adesso non vi posso parlare perché sennò per chi non l'avesse letto gli rovino la vita praticamente, ma me lo aspettavo che finiva in un modo diverso sinceramente per come era andata dentro la storia. E però vabbè, ognuno ha la sua opinione, poi fatemi sapere qua sotto voi che ne pensate. Io sinceramente me lo aspettavo diversamente, il finale, no il libro, anzi il libro è stupendo ragazzi, io ve lo consiglio. Sono 15€, 14, non lo so, non mi ricordo, online costa anche di meno, oppure se avete la destra di Mondadori costa anche di meno. Vi consiglio di leggerlo per chi fosse amante di Harry Potter come me. E niente ragazzi, in conclusione, io ho amato questo libro, lo amerò per sempre, cioè amerò Harry Potter proprio in generale, perché io amo Harry Potter. E questa cosa del teatro me lo aspettavo più complicata, invece alla fine si è rivelata molto semplice. La storia è intrigante, la durata è media perché sono 350 pagine, non è tutto questo grande lunghezza. E niente, lo amo e resterà per sempre con me nella mia libreria o nella mia raccolta di libri, che se volete un video vi faccio vedere tutti i miei libri. E niente ragazzi, io spero che questo video sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti voi cosa ne pensate di questo nuovo libro, se l'avete comprato. Niente, vi mando un bacione enorme, io vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale che è gratuito. E niente, vi mando un'altra volta un altro bacio e ci vediamo al prossimo video.